Per vincere serve uno staff di altissimo livello. Giulio, per preparare al meglio questa squadra, come l'abbiamo vista in campo, ha scelto il migliore, Vanni Miale, il preparatore atletico delle Azzurre. Che lavoro hai dovuto fare? Niente, con Giulio avevamo programmato un lavoro un po' diverso rispetto a quello che avevamo fatto fino ad ora, con io con i club e Giulio con le sue squadre. Abbiamo impostato completamente tutto diverso quello che avevamo sempre fatto, quindi non abbiamo voluto dare i punti di riferimento alle ragazze e abbiamo fatto tutto un programma nuovo, diciamo. Fondamentalmente abbiamo fatto la preparazione fisica basata sulla potenza e sulla prevenzione, quindi sviluppavamo il lavoro di potenza subito dopo aver fatto palla, il lavoro di prevenzione che fungeva anche da riscaldamento tutti i giorni. Quindi le ragazze sono state bravissime perché sono riuscite ad accettare i nuovi lavori, la nuova proposta, sono sempre state disponibili al cambiamento. Veramente c'è da fare un elogio a queste ragazze perché è stato un gruppo eccezionale. Tutte grandissime lavoratrici, non hanno mai tirato indietro il carro, sono state sempre lì sul pezzo a lavorare giorno per giorno, anche quando le cose non andavano bene, magari c'erano piccoli problemini o magari erano stanche, sono state sempre lì, dalla mattina alla sera. Cominciavamo la mattina a fare yoga e poi colazione, andavamo prima di sera, facevamo ancora yoga nei vari corridoi dei vari alberghi. E questi sono i risultati, alla fine ci è andata bene, le ragazze sono arrivate in forma in finale. Tutto il torneo olimpico sono state veramente in forma, niente da dire, complimenti a loro.